La festa è anche qui, e ancora una volta qui, come col Messina, tutti sotto la curva a ringraziare i tifosi, lo zoccolo duro della tifoseria rossoblu che ha sofferto, non mollato e che ora si sta godendo un momento finalmente bello dopo aver ingoiato tanti bocconi amari. Si allunga la striscia positiva del Cosenza, playoff in crescendo per la squadra silana che dopo aver travolto il Messina, lo dicevamo, al San Vito di fronte al pubblico di casa, ha superato di slancio anche il Pomigliano. Per alimentare le proprie possibilità di arrivare fino in fondo alla lotteria degli spareggi nel campionato di Serie D e per sperare di avere qualche chance negli eventuali ripescaggi, tornare tra i professionisti è l'obiettivo dichiarato. Da sempre, nonostante i tanti nodi societari difficili da sciogliere che in prospettiva non confortano affatto. La sfida ai campani ha ricalcato grosso modo la prova di forza andata in scena contro il Messina, la legge del 3 dopo il Palazzole e i Peloritani si è abbattuta dunque anche sul Pomigliano, anche se stavolta il Cosenza ha chiuso i giochi già nel primo tempo, grazie alle reti realizzate da Longobardi su calcio di rigore e raddoppio di Romano a pochi istanti dall'intervallo. Un 1-2 micidiale che di fatto ha messo la parola fine ad un confronto che nella ripresa ha fatto registrare altre emozioni anche sul fronte opposto, ma ha consacrato il nuovo idolo del San Vito, quell'arcidiacono che realizzando il rigore del 3-0 ha mostrato il volto fiero e goliardico di una squadra superiore di una spanna a livello medio della categoria. E domenica tutti di nuovo al San Vito, magari anche più per un'altra tappa di un tour finora molto positivo. Altro giro, altro spareggio contro la Lavagnese che ai rigori ha eliminato la Sarnese. Cosenza testa di serie e quindi logico che goda del fattore campo.